Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Come potete vedere oggi abbiamo un ospite che è Chiara Zaccaro, che è un'attrice e noi parleremo di dizione. Attrice. Diciamo, però non ho detto Diciamo. brava, è attrice, no, magari. No, è brava, è brava. Ok, adesso possiamo andare avanti. Sigla! Cantare in libertà. Bene, quindi parliamo di dizione con Chiara. Aiutaci a capire, insomma, questo mondo. Ok, per quel che ne so, Beh, una cosa importante che ho imparato è che c'è una distinzione tra dizione e ortoepia. La dizione è tutto quello che comprende la comunicazione orale, quindi dalla mimica facciale, ritmo, volume, eccetera. Quello che noi andremo ad analizzare oggi invece è l'ortoepia, che è la corretta pronuncia delle parole. Infatti la parola deriva dal greco, che significa proprio parola corretta. ah, questo non lo sapevo. Brava Chiara, Vedi? poi dici che non è Giusto? brava. Ho Quindi la studiato. dizione comprende tutta la comunicazione, anche Sì. magari quella non verbale, del corpo, i movimenti, il volume Sì, della questa è voce. un'altra cosa che vorrei puntualizzare. La comunicazione si divide in verbale, paraverbale e non verbale. Quella di Buffon nella paraverbale. Si scherza, Thaler. Quindi non verbale, paraverbale Sì, e verbale. sì. E in una canzone, nella musica, come può rientrare, diciamo, questa differenza? Allora, la musica comprende tutti e tre gli aspetti della comunicazione, Bene. perché abbiamo le note, quindi la musica in sé, che racchiude la comunicazione non Non verbale, verbale, perché è esattamente, fatta di è note. chiaro. Ci aggiungiamo la comunicazione verbale, che è quella delle Quindi il parole, testo. esatto, e poi il cantante, che attraverso la sua esibizione ci aggiunge la comunicazione paraverbale, che è Ah, il quindi modo. il modo in cui dice, Sì. canta una canzone. Sì, Ah, esatto. ok. Che poi, infatti, noi abbiamo già detto in qualche puntata che in base a come uno dice una frase Sì. può cambiare anche il senso di quella frase. Certo. Tipo, io se dicessi, ciao, come stai? Si capisce che sono Sì. entusiasta. Dico, ciao, come stai? Oddio, Cioè, non me lo dire. quella è la comunicazione paraverbale, cioè che Sì. comprende un verbo, cioè una parola, però il modo in cui si dice, ah, bella questa, brava Chiara, vedi? Parliamo di questa ortoepia, come abbiamo Sì. detto, e analizziamo le nostre cinque vocali. No. No. Le vocali non sono cinque, Ah, non sono cinque. ma bensì sette foneticamente. Ah, ok, quindi no A, E, I, O, U, ma A, E, I, O, U. No, adesso ti Y, spiego. Y, A, E, I, quelle. Se la Y è doppia V. Allora, le vocali foneticamente sono sette. E abbiamo il triangolo delle vocali composto in questa maniera perché abbiamo la I che ha la bocca stretta, man mano che si va in avanti abbiamo la A con la bocca completamente aperta e poi scendendo ritorniamo alla bocca chiusa con la U. I, E, E, A, O, U. Ma come facciamo a riconoscere un accento aperto da un accento chiuso? Io ho un sistema infallibile. Facciamo finta che qui ci sia un passaggio a livello. Ok, questa è una sbarra, si capisce benissimo. Io sono molto bravo. Questa è una macchina che arriva. Se questo passaggio a livello si apre, quindi in questo modo, la macchina passa. Se invece si chiude, la macchina non può passare, quindi questo accento è aperto e questo accento è chiuso. Si apre, si chiude. Ah, è facile. Ovviamente, per quanto riguarda l'ortoepia, esistono tantissime regole, un sacco di, Tantissime. con tante eccezioni poi alle Esatto. regole. Però, siccome il mio canale è un canale dedicato a chi canta, quindi ai cantanti, io vorrei almeno dare delle semplici regole, per non sbagliare, diciamo, proprio le parole più frequenti. Per esempio, tu mi parlavi prima, che noi parlavamo prima.
Sì, noi parliamo. Dell'accento tonico. Sì. Che cos'è? L'accento tonico è l'accento che cade dove poggia la voce. Ah, in una okay. parola. Ok. L'accento tonico, se cade su una E o su una O, dopo aver verificato se è chiusa o aperta, tutti gli altri accenti sono chiusi. Per esempio, io mi chiamo sì. Mario, l'accento cade sulla A, Mario, quindi la A, vabbè. Sì, c'è A, non c'ha, sì. non c'ha un'apertura, una chiusura, ma è una semplice A, quindi la O, ma... Rio. Rio. Sarà chiusa. Sì. Oh, che carino. Pianoforte. Esatto. In questo caso, siccome l'accento cade sulla O, pianofo, l'accento sulla O è aperto. Mm-hmm. Però indipendentemente se è aperto o chiuso l'accento... Dopo aver verificato questo, le altre sono chiuse. Sono chiuse. Soltanto quando cade sulla E o sulla O. Infatti, la I, la A e la U non hanno problemi di pronuncia. Si dicono sempre assolutamente I, A, sì. Ah, quindi tutte possiamo dire per chi canta che tutte le finali, se non sono accentate, saranno chiuse. Sì, a meno che non si... Non parliamo di parole tipo perché, affinché, altro che... Oppure l'accento sulla O, sì. andrò, lavorerò, che sono tutte aperte invece. Sì. Ah, ok, quindi se io cantassi il mondo, no, ma il mondo sì. non si è fermato mai un momento, sì. quindi tutte le finali. Chiuse. Ah, infatti è più dolce il suono. Bene, Chiara, ci potresti dire alcune regole, diciamo, di uso più frequente? Ok, una regola molto importante, la regola del dittongo, I, E, U, O, sempre aperte, tranne in alcune eccezioni. Quindi IE tipo miele, ieri, siero, uomo. Uovo, sì. Insomma, tutto questo è sempre aperto. Cuore, sì. Ok, poi abbiamo ad esempio gli aggettivi dimostrativi, hanno sempre la E chiusa, tipo questo codesto, quello, eccetera. Ah, sempre chiusa. Sì, preposizioni articolate e semplici, sempre chiuse. Sempre chiuse, sì. Monosillabi, me, sì, te. Sì, non, con. Ah, bene, sempre chiuse. Sì. Ah, poi anche la E congiunzione è chiusa. Assolutamente Mario sì. Mario e Chiara. Sì. Invece Mario è bellissimo. Su questo ho qualche dubbio. No, non è aperta la E. Non era quello il dubbio. Esiste, oltre alle vocali, anche una diversa pronuncia della S e della Z. Abbiamo la S sorda. La S sonora, Z sorda, Z sonora. Ad esempio, sasso, asma, zio, zanzara. Ah, quindi quando è sorda è S, quindi non si muovono le corde. No. Mentre sonora è perché Z, sentiamo proprio questo suono, come Z. Z. Esatto. Ah, ok, perciò zanzara è tipo un suono onomatopeico. Zanzara, cioè l'idea del ronzio. Sì. Ronzì. Bene, ma vediamo, mettendo in pratica queste regole di ortoepia, attraverso una canzone che abbiamo scelto, che è una canzone di Mia Martini, Almeno tu nell'universo. Sì. Quindi cercherò prima di cantarla senza ortoepia, diciamo, come la canterebbe una persona che è nata a Matera come me. Quindi sarebbe così. Sai, la gente è strana, prima si odia e poi si ama, cambia idea improvvisamente, prima la verità, poi mentirà lui senza serietà. Come fosse niente. Bellissima. Ora proverò a correggere alcune parole che prima erano palesemente sbagliate. Proviamo. Sai, la gente strana, prima si odia e poi si ama.
Cambia idea improvvisamente. Prima la verità, poi mentirà lui senza serietà, come fosse niente. Bene, Chiara, quindi abbiamo detto che ci sono tante regole per quanto riguarda la dizione, l'ortoepia, che comunque è una lingua a tutti gli effetti Sì. che bisogna imparare, e altrettante eccezioni. Ma Assolutamente. se io studiando un testo ho dei dubbi su qualche parola, come posso fare per capire com'è quella pronuncia perfetta, diciamo? Semplicissimo. Oggi siamo tutti dotati di telefonino, quindi basta andare su Google, digitare la parola che ci interessa, affiancata dalla parola dizionario, e immediatamente vi uscirà quello che vi interessa con l'accento giusto. Ah, quindi io cerco cuore, Sì, dizionario, mi esce la parola cuore con la O aperta, io dirò cuore. esatto. Amore, no, amore. E Quindi cuore, amore. questo anche per quanto riguarda la S o la Z. Ah, ok, se la S e la Z hanno il puntino saranno Sì, dolci, sì. altrimenti, diciamo, sonore, altrimenti saranno sorde. Va bene, io vorrei ringraziare tantissimo Chiara per averci aiutato in questa bellissima puntata che ha riguardato l'addizione, l'ortoepia, insomma tutto quello che abbiamo detto. E grazie per essere stata su questo canale Grazie a te. Cantare in libertà. E a proposito di cantare in libertà, io vorrei aggiungere che se proprio volete cantare con la vostra dizione, diciamo in maniera libera, fatelo, anche perché tanti cantanti Non la non la rispettano. rispettano, però sono talmente bravi alcuni che manco Non si si, nota esatto. questa differenza, però è chiaro che se siete meticolosi e volete imparare anche solo per la conoscenza tutto quello che riguarda l'addizione, fatelo e approfondite magari questo aspetto. Grazie Chiara, è stato Grazie un piacere averti qui. a te. Grazie a te. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.